Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Sentro. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con noi che ci siamo sostanzialmente licenziati da tutti quanti i nostri gruppi. E beh, che dire, è arrivato il momento di fondare i Saints. O meglio, vedremo come li chiameranno, perché aspetta un secondo. Per un attimo mi era sembrato... Ah no, è il drone, mi era sembrato di vedere il come si chiama, il professor Genki, non so dove l'ho visto tra l'altro. Aspetta, fa vedere anche qui. Io, Kev, Nina ed Eli, che non ha neanche una stellina, ma poverino. Vabbè, poveraccio. Oh, comunque c'è da dire che nonostante tutto questo appartamento per quattro persone è ottimo, ma è praticamente un pentalocale. Cioè, c'è la nostra stanza, Kev, Nina, quella di Eli, il bagno e un'altra stanza che è chiusa. Cioè, è una signora casa. C'hai la cucina open space con il salotto, che saranno piccole, però sti cazzi, cioè, signora casa. Allora, abbiamo sbloccato anche delle abilità, se non ricordo male. Sì, abbiamo... La pellaccia dura ottiene un bonus nell'energia temporanea per assorbire i danni dei nemici per evitare il barcollamento. Mettiamola qui. Qua la 5 che cosa abbiamo? Potenziamento alla salute, permanentemente la salute massima. Ok, quindi abbiamo già più salute, ottimo. I contatti non è disponibile al momento. Le missioni. Portami in chiesa. Ok. Quindi adesso abbiamo 4 tacche di vita. Sì, abbiamo 4 tacche di vita. Mica male, dai. Va bene, dicevamo, andiamo in chiesa. Abbiamo bisogno di una base per la nostra attività che non sia il nostro appartamento, giustamente. Ho sbagliato. Hey, just a reminder, we're having our first company meeting in a bit. Don't be late. Company meet? Nice euphemism. I'll be right there. Aspetta. Dammi quella moto. Dammi quella moto. Che tra l'altro la missione è proprio qui in casa e io già sono uscito per fare la telefonata. Volevo mettermi almeno la moto dentro il garage, uffa. Che palle, volevo quella moto. Forza, facciamo il nostro primo incontro, ragazzi. Dobbiamo fare i Saints. I don't know, guys. What do you think? I feel like there's a lot we're missing. There is, but it's enough to go on for now. Nome, logo e il posto. What about criminals? Don't we kind of need more than three if we want to call this thing an empire? There's four of us. Oh, are you planning on shooting anyone? After that party, I think I'll stick to metaphorical blood on my hands. Yeah, that's less useful when people try to kill us. Nina's right. We need more people. E questo è palese. We have a home base. You saying we're not legit already? Oh, I love you, but I'm allergic. Direi proprio di no. Yeah, point taken. All right, let's brainstorm. What would our place need? I gotta be able to host some parties and have more than a fucking galley kitchen to work with. I wanna be able to set up a proper garage to work in. I don't think Sergio's gonna be letting me near the forge anytime soon. Eh beh, direi di no. That's good. What you got? I don't know, a ball pit? I'm joking. Una vasca di palline. I'm kind of joking. It needs to be defensible. We pissed off a lot of people and let's not kid ourselves. They're gonna try to kill us. You're fun. Hey man, just being real. For me, we needed to be cheap. We don't have a lot of cash, so we'll probably be looking at a fixer-upper. So, beh, we need un'idea. An open space for the interior, a decent plot of land to build a garage, it's got to hold up in a firefight, and it's got to be dirt cheap. Yeah, I'm not gonna lie, it's gonna be a bitch finding. I got it. Una chiesa. Holy shit, well, you're so good at this. There's an old church near Fort Cullen. The sanctuary is huge. I can turn the rectory into a garage. It's condemned, so it's cheap. And it's got a fucking graveyard, so we can stash the bodies. Giusto, brava ragazza. What are we waiting for? Let's check this place out. Perfetto. Forza, ragazzi. Si va a vedere Let's la chiesa. Go. I'll drive. Where is this church? Up on Third. Ah, oh, ovviamente, Third. Come dire che non avrebbero tirato fuori il Third. Dio mio. Guys, look at these pictures. The architectural details look amazing. I see. Allora, non voglio negare che anche se entro uno, comunque la gang era nata comunque dal nulla, erano gli ultimi degli ultimi.
Però qua il contesto è un pelo diverso. The real estate king of Santa Elisa? Is he the fella on all them billboards? Why does a guy that into self-promotion stick with a name like Bland? Bland is no Roger McGillicuddy, but if he does restore the place, and we can still get it for cheap. Se ce lo rinnovano o comunque se lo modifichiamo nel tempo, io l'accetto comunque. You're not gonna worry about preservation when I put in my state-of-the-art kitchen, are you? We can discuss that later. Esatto, iniziamo ad averli i soldi, ragazzi. Poi tutto quello che volete lo facciamo. Anzi, e se si può personalizzare, guarda, mi fai iper felice. Se mi fanno personalizzare sta chiesa e non è solo il... Dicevo, se non è solo il gioco a scegliere le modifiche, guarda, sono iper contento. That's a lot of heavy equipment for a renovation. Ehi, calmi, giù. Cazzo, saltate. Not if we do something about it. Mi fa niente se questo lo prendo io. Who wants to demo a demo crew? Bello, come posto mi piace comunque. Sto incastrando tutto. Forse è meglio se evito di fare cazzate. Esploso tutto quanto. Ecco fatto, via dalla mia casa. Questa zona diventa mia ora, stronzi. Frittelle. Che obiettivo un pelo casuale come nome. Ed è esploso tutto. C'è qualcos'altro che devo fare? Distruggi il cantiere. Ah beh, è proprio contato, quindi aspetta. Continuo a fare la retromarcia io allora. Dio mio, ho distrutto il ho appena distrutto il muro. Il che è una cosa incredibile comunque a modo suo. Mi sorprendono le robe semplici, va bene? È incredibile quando puoi fare queste cose in un videogioco. Mi sorprendo facilmente, visto che non è facile farlo negli ultimi anni con questi giochi. E se un gioco ha queste cose fatte così bene, io sono contento. Ora arriveranno, ecco, i nemici. Col cazzo! Maledetti stronzi! Mi avete anche licenziato! Ecco fatto, doppio colpo! Vieni qui! Dio mio, che divertimento col bulldozer! Lo voglio mettere nel mio garage ora. Che soddisfazione ucciderli. Spero che uccideremo anche Gwen. Ti prego, gioco, fammi felice, fammi uccidere Gwen. Vieni qui. Ecco fatto. Oh, semplice e pulito. Sounds like the drivetrain overheated. Guess it wasn't designed with you in mind. Aspetta che arrivo. Continuo a confondere i tasti perché penso sempre che L1 mi fa correre, invece è R3. Beh, che dire, questa chiesa non è male. They'll keep kicking long as Bland owns a deed to the property. Then let's get him to sell. After this? Not me. It'll shake him down and make him hand it over. The idols used to do stuff like that all the time. Good call. Kev, you're with me. Tu e i tuoi addominali convinceremo quell'uomo. Aspetta che faccio un giro di ricognizione prima. Facciamo un po' di soldi da terra. Bland here. One sec. Mr. Mayor, been an honor talking to you. Sounds like he's at City Hall. All right, who's this? Mr. Bland. I'm calling to take that old mission church off of your hands. Huh? Wait, are you the asshole who just wrecked my demolition site? Listen, fucknut, you set foot on one of my properties again. Aspetta. I'll make sure you can't buy so much of a tool shed in this town. Well, that was uncalled for. No, non posso risalire, ma che palle. Va bene, andiamoci a cercare una macchina. Vieni, Kev. Mi scusi, ma questa macchina gliela devo prendere io. Why is this happening? Vieni. Vieni su. Bravo.
Ed eccoci arrivati al nostro obiettivo. Is that him in that car? Same dickish face as the billboards. Entra nell'auto di Blaine. Scendi? No, continuo a sbagliare io. This is my car now. Forza, forza. Howdy, me again. You gonna make this easy and give me the deed to the church? You go fuck yourself. Bad answer, John. How are you? I'd hold on to your ass. Let's show. Dai, su, andiamo a fare un giretto. So drift. Vorrei derapare, ma non me lo fa fare. What are you doing? What are you doing? Sto derapando. Ancora? Ecco fatto. Aspetta che ora prendiamo un bel curvone. Jesus, stop the fucking car! Tranquillo, tra poco la stoppiamo la macchina. Don't slow down. Dude might try to jump out. E tra un attimo. What are you, crazy? Sì, direi di sì. Give us the D. No way. Okay. Guess we're gonna have to play hardball. Direi che lo schiacciamo direttamente con il bulldozer, così sotto la ruota. Direi che è un'ottima idea. E rieccoci alla chiesa, più o meno. Guida fino all'autostrada. Scusami, ma ci sono già sull'autostrada, che male. Il camion mi è venuto completamente addosso. KFADR 101.1. Ah, dobbiamo farcela tutta in contromano, vero? Ecco fatto. E abbiamo ottenuto un vantaggio, mica male. This is how you do business. That's right, man. Già, è così che si fa. Just give us a D. Abbiamo già schivato 19. Beh, non più. Non lasciare fuggire lo stronzo. Lo so, ma devo rientrare in autostrada. Devo rientrare in autostrada, aspetta. Mi serve un punto d'entrata. Ecco fatto. E tra l'altro la macchina sta per esplodermi tra poco. Quindi è meglio fare un attimo di attenzione. Final offer, John. You're not leaving here unless we get what we want. Think he can handle a little airtime? Dio mio! Ho fatto un salto terribile. Continua a saltare. Ho capito. Un attimo. Fammi fare il salto giusto. Dove cacchio sono finito? Nell'accampamento degli idols. Aspetta, aspetta, aspetta. Holy fuck. Aia. Allora, aspetta. Dobbiamo continuare a saltare, Ah, ecco perché l'altra volta c'era tutta sta zona piena di salti. Perché serviva per questa missione. Terribile come cosa, ma ehi. L'apprezzo comunque, come idea. Ecco fatto. Mi serve ancora un po' di velocità. Ale! Ancora uno, ancora uno, ancora un salto. Direi che quello lì come ultimo salto è perfetto. Vieni a... me. Fine. Take the deal. Ottimo. Madonna, che giro che abbiamo fatto. Pleasure doing business with you. This car is also ours now too. So get... Quest'auto è anche nostra, quindi vaffanculo. Vai alla chiesa. We're great. We got the deed and a brief. Voglio salire su questa roccia, ti giuro. We blew up some shit, did some sick drifts and stole the church. All in a day's work. Ready to head home? Home? I like the sound of that. Ooh, I'm gonna aiuto. Post about it. Ci scriverò un post. Hashtag take me to church. Hashtag new digs who dis. Hashtag... Come faccio a... Oh, look. I already got a like. Seriously? How many followers you got there? DJ Kev has his fans. Esatto, ne ha un sacco, visto che era un DJ lì per gli idols. Posso solo immaginare quanta gente lo seguisse e quanto questa cosa ci si ritorcerà contro tantissimo, vedrai. Vedrai se questa cosa non sarà un male. E visto com'è iniziato il gioco,
ho un brutto presentimento. Ho un bruttissimo presentimento, tipo una talpa o simili. Spero di no, perché non voglio credere che nessuno dei quattro Saints, capo escluso perché, beh, ovvio, sia il motivo per cui tutto va a puttane. Ne dubito, ne dubito, ma mai dire mai in questi casi. Nina, ti ho portato un bel rottame da modificare. Questa macchina è tutta tua. You get the deed? Yep, we got the dude's whole briefcase. Let's get inside. You got the keys? Spero di sì. No. Just the briefcase. No problem. I'm sure I can get in through a window or something and open it up. Va bene, ci penso io. Allora, ecco, lo sapevo che dovevo entrare da lì. Whoa, calm down, dad. Do you know how much the door costs? We own this place. We have to pay for that shit. Ovviamente. Lo so, appena ho visto il pezzo lì, già sapevo che avrei dovuto salirci sopra prima o poi. Ecco fatto. E mi piace il fatto che sia mi piace il fatto che sia esplorabile anche da questa prospettiva, ovvero che ci sali sopra. Hi Kevy, we saw your post. Congrats on the new dicks. We adore your takedown of that gentrifying dick. Hey, who is that? The collective. The idols wanna throw you a housewarming party. Che bella gente. Their parties get violent. Ma va, non l'avevo notato. I wasn't asking. Duh. See you soon, Kevin. Bene, gente che sta cercando di venirci a sparare. Sai che novità. Door. Hang tight. We got company coming. Have you seen what's in this briefcase? Not now, Eli. Get inside. And maybe revisit your stance on guns? No, 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 ma rimani lì bloccata, mi raccomando. Rimani lì bloccata, mi raccomando, Aia. Allora, sai cosa? Venite a combattere alla pari, stronzetti. Ecco fatto. I'm coming, Kev. Arrivo. Arrivo, arrivo, arrivo. Dove sono? Dove si arriva? Aspetta. Ah, ecco, c'è il buco. Passiamo da qui. They deserve that. Ecco, fatto. Beccati questo. Ti sta bene. Esplodi, però. Allora, facciamo così. Beh, non è servita molto la granata fumogena, ma ehi. L'importante è credere che sia servita. Arrivo. Arrivo, arrivo, arrivo. Appena, ecco, riesco a passare. Ti sta troppo bene. No, fermo. Get off our lawn. Beccatela. Ci sta bene, scemo. Aspetta, ecco fatto. No, mi ha schivato. Arriva uno di quelli forti. Aspetta. Merda. Vieni qui. Aia. Troppa gente. Troppa, troppa. Cosa ho completato? Allora, calmi tutti. Beccati questo, stronzo. Puff. Voglio fare di nuovo l'azione Karate Kid, ti giuro. Ti sta bene, cretino.
Vieni qua. Perché non posso farla? Ecco qua. Prendila, ottimo. Facciamoci tutti i soldi e le munizioni che ci sono per terra prima che scompaiano. Ecco fatto, che soddisfazione. No, i soldi, volevo prenderli. Dead bodies notwithstanding, this place is pretty great. E i buchi di proiettile anche. There's a lot of potential here, a lot of work to do, but still. Ovviamente. We're actually gonna do this, aren't we? You're goddamn right we are. Aspetta, eccolo, lì sotto c'è il simbolo. Il simbolo dei Saints. You got a cool logo. I'll take it off the whiteboard. We need a name. Io ce l'ho. Saints. The Saints. We call ourselves the Saints. Portami in chiesa. Allora, lo ripeto. L'incipit iniziale è molto, molto differente da tutti i Saints. Persino il primo, che era il primo ovviamente. Ma i Saints era già una gang esistente. Qua si sta parlando di un gruppo di ragazzi che non ha una casa e quindi decide, ok, dobbiamo pagarci l'affitto. E che fanno parte tutti di gang diverse. Dico, ci siamo rotti le palle, andiamo a farcene una. Wow, e Kev ha già fatto il suo angolo. Va bene, non vedo lo... Bello, ma abbiamo già il bar? Fatti un nome. Abbiamo già dei videogiochi, abbiamo già il bar, abbiamo già la cucina, abbiamo già l'armeria. Cosa ci manca ormai? Quindi, signori, i Saints sono appena nati e devono prendere tutta la città. Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!